milioni per l'Eden, riacquisizione a un passo, ok del Consiglio Comunale di Viareggio, la variazione di bilancio è per liquidare entro poche settimane i concessionari, il sindaco De Ghingaro pronto a farne il teatro comunale. Ugo Pisa, giù migliaia di pini, allarme degli ambientalisti. A Palazzo Ducale a Massa convegno del fronte ecologista per stoppare il maxi progetto del comune per la riqualificazione dell'ex colonia di Marina. Avvocati in sciopero contro il governo, 3 giorni di stop alle udienze per i penalisti in provincia di Lucca, nel mirino le condizioni delle carceri e il pacchetto sicurezza varato dall'esecutivo. Ecco il giovedì grasso, il corso alle 21 su Noi TV, seconda sfilata del Carnevale di Viareggio, concerto in Piazza Mazzini di Elio, Rocco Tanica e Mirko Mariani, le immagini dei carri in prima serata sulla nostra emittente. Ben ritrovati con informazione del TG Noi, le notizie dalla Versilia, dalla Costa Apuana. Partiamo, avete sentito, dal Teatro Eden di Viareggio, perché il Comune ne tornerà in pieno possesso nel giro di poche settimane. Così ha spiegato in Consiglio Comunale il Sindaco in questi giorni dopo l'ok alla variazione di bilancio per la riacquisizione. Facciamo il punto nel servizio. Si fa più vicino il ritorno in mano comunale del Teatro Eden, la storica struttura in passeggiata a Viareggio, sorta nel 1930, da sempre in concessione a privati. Nell'ultimo Consiglio Comunale, infatti, è stata approvata, con i voti della maggioranza, una variazione di bilancio da 2 milioni di euro, frutto di maggiori entrate raccolte con l'IMU, che andrà a finanziare l'acquisizione dell'immobile. L'Eden, in realtà, è già comunale. L'amministrazione, per entrare in pieno possesso e farne a tutti gli effetti il teatro comunale della città, orfana del privato politico, Ama, deve liquidare la famiglia Bertuccelli, i concessionari che da tempo hanno manifestato la volontà di restituire il bene. Ed è stato il sindaco De Ghingaro a spiegare i prossimi passaggi. Gli attuali gestori, per contratto, hanno diritto al 50% del rimborso del valore di mercato di quel bene. Ma il valore di mercato di quel bene non lo stabilisce il gestore, lo stabilisce naturalmente il comune. Per cui i nostri uffici sono al lavoro da qualche mese. Elaboreranno, spero a fine mese, mi daranno il totale di quanto loro ritengono valga quel bene. Noi, per anticiparci, abbiamo messo una cifra che è assolutamente, come dire, scorporata da qualsiasi valutazione, ma per far vedere che abbiamo forte intenzione e forte interesse ad acquisire questo bene. Va avanti dunque l'operazione annunciata a sorpresa proprio da Del Ghingaro a fine novembre, sempre in Consiglio Comunale, quando indicò l'Eden come alternativa più conveniente e rapida rispetto al Politeama, chiuso, abbandonato da anni e in mano al demanio. Nessuna decisione è stata presa, aveva precisato l'amministrazione, annunciando un dibattito cittadino sulla scelta del teatro comunale. Ma intanto, di fatto, un passo in avanti verso l'Eden è stato compiuto. Spostiamoci adesso a Massa. Entrate nel vivo le operazioni di abbattimento dei pini all'ex colonia Ugo Pisa. Si parla di migliaia, addirittura 7.000 esemplari da abbattere. Ci saranno poi le ripiantumazioni, ma c'è allarme fra gli ambientalisti che intendono chiedere di modificare il progetto del comune. Ma sentiamo i particolari con Michele Scuto. Procedono i tagli dei pini all'interno del parco Ugo Pisa, per il quale da tempo il Comitato per la Biodiversità e Tutela del Territorio Apuano lotta per avere risposte sui molti dubbi derivanti dal progetto di riqualificazione dell'amministrazione comunale. Proprio per esprimere chiaramente le idee sui lavori all'interno della pineta, il Comitato ha organizzato un convegno dibattito per ripercorrere la storia dell'Ugo Pisa e commentare il progetto. Noi crediamo che questo progetto sia proprio nato male, cioè invece di recuperare qualche cosa che ha una valenza storica particolarmente alta, perché ha più di 100 anni, fa parte di un complesso di colonie che sono state realizzate appunto dai primi 900 in poi, salvando un mucchio di bambini e avendo uno scopo sociale importante, crediamo che non si debba buttare giù tutto e rifare dei volumi modernisti con un'architettura di oggi, ma deve essere recuperato il bello che c'era allora. Tra le preoccupazioni evidenziate dal Comitato, l'assenza di informazioni sui nuovi alberi da ripiantumare e l'enorme previsione di abbattimento degli alberi esistenti. Un taglio che da previsione conta circa 7.000 pini marittimi e che già da giorni sta procedendo a ritmo incessante. Le altre preoccupazioni dei rappresentanti del Comitato sono il consumo del suolo, certificato dagli stessi tecnici, e i dubbi sulla vulnerabilità sismica degli edifici, che verranno demoliti anziché essere ristrutturati.
La cronaca ci porta a Forte dei Marmi, un 23enne russo che è stato preso dalla polizia, compie furti in alcune ville e bivaccava in una di queste. Sentiamo. Il personale del commissariato del Forte ha tratto in arresto un cittadino russo di 23 anni, residente a Forte dei Marmi. Il giovane si era introdotto in una villetta di proprietà di una famiglia di Pistoia e lì aveva organizzato la sua base, da cui commetteva furti nelle abitazioni vicine. Le indagini sono scattate a seguito della denuncia dei proprietari, che accortisi del danneggiamento della porta d'ingresso, hanno trovato tracce di un vero e proprio vivacco all'interno dell'abitazione. L'incauto responsabile, certo di un'assenza prolungata dei legittimi proprietari, aveva lasciato anche in bella mostra una catenina con una medaglietta riportante il proprio nome e cognome. Questo particolare ha condotto all'identificazione del soggetto, già conosciuto alle forze di polizia in quanto autore di reati contro il patrimonio, per i quali aveva già a suo carico una lunga detenzione presso la cassa circondariale di Massa. Il 23enne è stato rintracciato e dovrà scontare 2 anni nella casa circondariale di Lucca. Anche in provincia di Lucca si fermeranno per 3 giorni le udienze e sciopero degli avvocati contro il pacchetto sicurezza varato dal governo. 3 giorni di astensione dalle udienze. Anche gli avvocati della Camera Penale di Lucca hanno aderito allo sciopero indetto dall'Unione Nazionale Camere Penali per protestare contro le norme del pacchetto sicurezza decise dal governo. In particolare gli avvocati protestano contro quella che definiscono un'intollerabile situazione all'interno delle carceri italiane. Dall'inizio di quest'anno sono già 16 suicidi che si sono verificati tra i detenuti che, spiegano i legali, in molti casi devono sopportare condizioni intollerabili. Le Camere Penali chiedono che il governo metta mano al problema del sovraffollamento e di non considerare la detenzione in carcere come la soluzione a tutti i problemi di sicurezza. È quindi necessario una soluzione che renda più agevole la possibilità appunto di fare delle misure alternative il vero centro del sistema penale. Altro motivo di protesta è l'obbligo per gli imputati di dover firmare un nuovo mandato all'avvocato in caso di processo di appello dopo il primo grado. Per gli avvocati si tratta di una vera e propria limitazione del diritto di difesa e di impugnazione per quelle persone che per motivi di forza maggiore sono rimaste assenti dal processo. Voltiamo pagina, piccoli geometri crescono facendo parte del progetto Game Cat promosso dall'Ordine dei Geometri che è arrivato anche a Massarosa. Il progetto Game Cat, sviluppato dal Collegio dei Geometri di Lucca e dall'Istituto Don Lazzari Stagi, è sbarcato a Massarosa, coinvolgendo anche gli studenti di alcune classi seconde e terze dell'Istituto Armando Sforzi. Il progetto consiste nella progettazione della riqualificazione di uno spazio dismesso del territorio comunale. Da ottobre a dicembre gli studenti hanno esaminato l'area compresa tra la scuola primaria e quella secondaria di Piano di Conca. Insieme ai geometri hanno effettuato le rilevazioni sul campo e poi, una volta in classe, hanno elaborato i propri progetti. Da proprio l'idea di quello che fa un geometra, quindi si va a fare rilievi, abbiamo fatto la campagna con i rilievi, abbiamo poi la seconda fase che viene fatta dentro le scuole con rimontare rilievo tramite il gioco e tramite il CAD e poi andare a fare proprio una progettazione vera e propria e quindi ai ragazzi viene data la possibilità di esprimersi e di capire ecco, un po' qual è il mondo della professione del geometra. I più grandi, gli studenti dello Stagi, utilizzando il programma votato a queste progettazioni, AutoCAD, mentre i più piccoli utilizzando un gioco tra i più conosciuti, Minecraft, che consente costruzioni virtuali utilizzando blocchi di vari materiali. Un'esperienza che, soprattutto per gli studenti delle medie, è stata accolta con entusiasmo, come dimostrato anche dagli elaborati presentati, che sono visibili fino al 3 marzo presso Villa Gori di Stiava, insieme a tutte le altre tavole del progetto. Quindi oggi andiamo a verificare i lavori fatti dagli studenti, li andiamo a verificare con i nostri occhi all'interno di questa struttura, all'interno quindi di Villa Gori, dove invitiamo la cittadinanza per vedere i lavori che i ragazzi insieme agli insegnanti, insieme al coinvolgimento del collegio, sono riusciti a creare e a portare a compimento. Torniamo a Massa, allarme del Partito Democratico sulla situazione in cui versano alcune delle maggiori strade comunali.
Sono tante le segnalazioni inviate dai cittadini per portare all'attenzione dell'amministrazione le pessime condizioni in cui si trovano le strade di Massa, dal centro alla periferia e anche nei paesi a monte. A pochi passi dal Palazzo Civico, in largo Matteotti, l'asfalto risulta profondamente danneggiato sia in prossimità della rotatoria che sull'attraversamento pedonale, situazione simile a quella di Viale Eugenio Chiesa, dove i pedoni devono fare attenzione alle buche per non rischiare di cadere. Restando in centro città, anche la condizione del mantro stradale in Piazza Liberazione è preoccupante, un pericolo soprattutto per i mezzi a due ruote. Il consigliere comunale PD Daniele Tarantino ha presentato in questi giorni un'interpellanza per chiedere se sono previsti interventi di manutenzione stradale, quali sono i progetti e il piano di asfaltatura e se sono previste azioni di prevenzione, atte a ridurre i casi di incidenti derivanti dalla presenza di buche sull'asfalto. Questa interpellanza va a porre due temi importanti. Uno sicuramente quello delle buche, quindi quello di risolvere un problema che è molto sentito da tutti i cittadini, ma anche a non aggravare quello che può essere il bilancio futuro dell'amministrazione comunale riguardo a eventuali richieste di risarcimento di danni. E veniamo adesso al Carnevale di Viareggio, vigilia del secondo corso mascherato, quello del Giovedì Grasso, che vi ricordo sarà trasmesso in onda su Noi TV in prima serata, giovedì ovviamente, Giovedì Grasso alle 21. Ma sentiamo il programma. Tutto pronto per la seconda sfilata del Carnevale di Viareggio 2024, che quest'anno cade di Giovedì Grasso, il sesto corso, ovvero quello aggiuntivo inserito solo alcuni anni fa per colmare il vuoto di festeggiamenti in una delle date simbolo del calendario italiano. Un corso completamente in notturna e a prezzo di ingresso ridotto, 15 euro. Il colpo di cannone sarà infatti alle 18, l'orario più tardo di questa edizione. Ma la giornata si aprirà molto prima, dalle 16.30 il concerto di Elio e Rocco Tanica con Mirko Mariani. Si esibiranno dal vivo in Piazza Mazzini, portando naturalmente sul palco anche la canzone ufficiale Farina, Carta e Colla. Per chi vorrà godersi il Carnevale in TV, l'appuntamento è in prima serata alle 21 su Noi TV. Sui nostri schermi torna la telecronaca del Giovedì Grasso dopo il grande successo di ascolti del primo corso di sabato scorso. Un occhio doveroso va al meteo. Per giovedì si annuncia una giornata grigia, con il rischio di qualche piovigine soltanto al mattino. Decisamente più complicata la situazione meteo che si prospetta per domenica 11. Al momento il rischio pioggia è forte, ma solo per la mattinata. Il terzo corso è ovviamente confermato e tutte le valutazioni saranno fatte come sempre solo nelle 24 ore precedenti alla sfilata, quando le condizioni del tempo saranno definite. Restiamo in tema e rimaniamo a Viareggio, vi portiamo nella strada più carnevalesca della città. Di fronte alla vecchia stazione ferroviaria nella darsena di Viareggio c'è via Guerrazzi, una strada intrisa di storia e animata da una vivace tradizione carnevalesca. Ogni anno, in occasione del carnevale, questa via si trasforma in un tripudio di colori, allegria e festa. Le case sono addobbate con maschere, bandiere, striscioni che ondeggiano allegri dal tetto fino al suolo, creando un'atmosfera di festa contagiosa. Non è solo una questione estetica, ma anche di orgoglio e senso di comunità. Gli abitanti di via Guerrazzi si impegnano con passione e dedizione per mantenere viva questa tradizione, celebrando la festa in modo unico e indimenticabile con una cena collettiva in strada per salutare Burlamacco. Una grandissima festa come sempre l'abbiamo fatta in questa bellissima città di Viareggio. Noi partecipiamo con la nostra strada e pensiamo di fare un bel carnevale anche noi. Quest'anno ci siamo un pochino allargati, abbiamo fatto un po' meglio. Via Guerrazzi rappresenta non solo un punto di riferimento storico, ma anche un luogo dove la magia del carnevale prende vita ogni anno, portando gioia e divertimento a tutti coloro che hanno il privilegio di parteciparvi. È tutto per questa edizione, ci fermiamo qua, vi lascio ancora la nostra informazione, la programmazione di Noi TV, vi ringrazio dell'attenzione, vi auguro un buon proseguimento di serata.